Una ferita aperta da 30 anni. A Lamezia la manifestazione in ricordo dei coniugi Aversa assassinati nel 1992. Sentiamo Rita Campanaro. Il teatro Grandinetti gremito, commozione, applausi, la città si stringe attorno ai figli di Salvatore Aversa e Lucia Precenzano. Impossibile dimenticare, 30 anni non sono abbastanza per distogliere dagli occhi e dal cuore dei lamettini l'immagine e il ricordo del servitore dello Stato freddato dall'andrangheta in pieno centro città, insieme a sua moglie. Iniziava quel 1992 che per le stragi e le vittime di mafia resterà tragicamente noto. Ci sono i cittadini e c'è lo Stato oggi, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni e la Polizia di Stato. Queste ferite non si possono rimarginare mai, però ricordare i valori che queste due persone ci hanno insegnato ci ha di stimolo continuo per continuare nel contrasto alle organizzazioni criminali in un territorio come questo che purtroppo non ne è esente. Agli studenti delle scuole, ragazzi che non hanno ricordi diretti di quel terribile 4 gennaio, la comunità chiede di ascoltare, acquisire coscienza di quello che è stato e non deve essere mai più. Adesso le organizzazioni criminali si muovono in maniera diversa, ma noi abbiamo la capacità, gli strumenti, le sinergie, l'impegno giusto per poter contrastare. È il giorno della memoria e dell'abbraccio della città, non c'è spazio per le polemiche, anche se qualche rimpianto resta. Poteva essere gestita meglio, però non faccio una colpa a chi in quel momento è stato travolto dall'onda di questo immane delitto. Probabilmente si era in preda a qualche emozione troppo forte.